Sì, come dice il mio amico Eugenio. Ci sta là. Parte direttamente della città di Casirio. Questa è tutta la zona funeraria qua. Ma scimacca di nesci. Usciamo da qua dentro, è meglio. E questo è Cassino dall'alto. Dove cui qua c'è l'entrata della roccaforte. E fra poco io e il mio amico Eugenio entreremo. Intorno alla metà del X secolo. Che sta dicendo? Che hai detto, Eugenio? Roccagianuro si chiama. Rocca Giannuno. Ecco qua, là c'è l'entrata e adesso entreremo all'interno della roccaforte. Abbiamo anche scoperto il nome della roccaforte, Rocca Giungla. Pian piano iniziamo a capire anche di che cosa si tratta. Questo è l'interno della roccaforte, vedete? Com'era imponente. Fanno anche le riproduzioni medievali qua sopra, si vede proprio perché ci stanno anche gli stemmi, diciamo, del Medioevo. Qua potrebbero fare anche un bel film, Sì. perché come location, diciamo, è ottima per un bel film. E stacchiamo anche qua il video. Il cimitero polacco. Ci dirigiamo verso i caduti della guerra. Qua Esseri no, ma dove stanno le liste? ah. E In qua forma gestuale. vicino. E nel legge. Allora, adesso guarda di là. E queste sono tutte le liste, da là fino alla Z. No, c'è. Tutti i decaduti. E là sopra c'è Monte Cassino. Ah, la lista continua anche di qua, Eugenio. No, è una coppia, sia Una destra cosa. che sinistra. E queste sono tutte le tombe. Il cimitero è enorme. Ragazzi, qua stacco e dopo andiamo là sopra, nell'abbazia di Monte Cassino. Qua siamo riusciti a salire sul monastero di Monte Cassino. Questa è la parte delle scale. E all'interno, sulla destra, diciamo che ci sta la chiesa dove ci sta San Benedetto all'interno e tutti i pellegrini. Pace e bene. Pace e bene, stiamo a posto. Guardate quanti pellegrini ci stanno. Un sacco di pellegrini. Una bellissima giornata di sole. Cosa ci manca il mirino, metto. Ci spara. Io miro dal A chi devi rischietto in sparare? terra, A chi invece devi. lui lo guarda con troppo. Ah. E questa è, diciamo, spiazzale di Monte Cassino. Qua sono raffigurati tutti i Papa. E Questa la faccio in selfie. qua c'è Era anche questa sera. Eugenio. Facciamo i selfie, dai. Siamo fuiti, Eugenio. Con il tuo dobbiamo fare il selfie. No, come fai? Devi girare con me. Vai, vai, non ti preoccupare, giriamo assieme. Di qua. Vai.
Cioè, ne fa anche lui il selfie con la sua macchina professionale. Lui è un professionista, il migliore sulla piazza. O sbaglio, genio? Non sbagli. Non sbaglio, è il migliore. È famoso anche. Per cosa? Per i tuoi Ah, reportage. il decoupage forse. Questa è la cattedrale, così entra nella cattedrale. Questa è tutta la cattedrale di San Benedetto, la cappella. Questi sono tutti i calici dove qui facevano funzioni della messa. Questo guardate com'è grande questa sala, è enorme. Questa è una tomba, un sarcofago. Vedete? La stanza tutta rossa e i cappelli papali di tutti i papi. Ragazzi, a me mi hanno messo questo guarda in mano perché diciamo che in questi luoghi occulti della chiesa non si può stare, diciamo, a spalle furi. Però io non mi interessa, mi metto così perché ho caldo. Questi sono i bastoni per i monaci e altri affreschi. Un altro papa, immortalato di pietra. E queste sono le vesti da tutte per le monache. Ragazzi, questo è tutto nel lato inferiore del monastero di San Benedetto. Io vi saluto al prossimo video.